Salve a tutti belli miei e bentornati sul canale più poraccio che ci sia. Ripartiamo con un tema leggero. Uno, perché sono tipo 6 mesi che non registro, non so manco quant'è, quindi ci devo un attimo riprendere la mano. E due, perché mi sono operato, sto ancora coi punti, quindi meglio non scegliere un tema che mi fa alzare la voce, sennò poi mi saltano tutti i punti. Comunque vabbè, niente di che, è un'operazione tranquilla, perché siccome che c'avevo troppo cervello, dicevo tu sei troppo intelligente, te devo levare un po' di cervello. Poi scusa, mi sono fatto pure impiantare il microchip, quello del 5G, quindi sto a posto. Ringrazio la pagina ed è subito ex per gli screenshot e ringrazio anche lo sponsor di oggi, ovvero NordVPN. Una VPN è una rete virtuale privata attraverso la quale potrete connettervi ad internet in maniera anonima e protetta. Dico anonima perché il vostro indirizzo IP sarà nascosto, quindi nessuno potrà sapere chi siete né tantomeno dove vi trovate. E protetta perché grazie a loro ogni dato che invierete o riceverete sarà criptato, quindi anche se per assurdo qualcuno dovesse metterci le mani sopra, si troverebbe di fronte a dei file illeggibili, che siano password, immagini, email o qualsiasi altro dato online. Tutto ciò su PC, Mac, Android e così via. Sia che vi troviate a casa, sia che vi troviate in giro, quindi a poco più di 3 caffè al mese potrete essere protetti. Inoltre NordVPN, oltre ad essere quella che secondo me offre il servizio migliore, offre anche degli ottimi sconti. Trovate l'offerta completa cliccando su questo link, che trovate anche in descrizione, oppure utilizzando questo codice sconto. Infine vi ricordo che c'è anche il periodo di prova, quindi in caso non vi dovesse piacere, potete tranquillamente annullare tutto e chiedere il rimborso. Detto questo però, cominciamo! Ed è subito ex quando sua madre a Natale mi regala un gratta e vinci e vinco 1.000 euro. Il giorno dopo però mi dice che per correttezza dovrei darli a sua madre perché ci è rimasta male. Pensa che stronza, manco dicevo, dagli qualcosetta, insomma hai vinto 1.000 euro, dagli un cinquantino, che ne so. No, tutti gli devi dare perché ci è pure rimasta male. Grazie al caso, buono pure a fare regali così, poi se vinci mi devi dammi, regalo a tutti i gratta e vinci, ha fatta facile sta stronza. Ho detto devo staccarmo, cioè mi sto incazzando. Quando poi mi arriva il bonifico, decido di darne la metà alla ma quindi sta poraccia, gli ha pure dato la metà, capito? Gli ha dato pure la metà, ma io col cazzo gli davo. Però dice che me li posso anche tenere perché non è una morta di fame come me. Ciao e grazie, ma vattene a fanculo, gli ha detto altro che metà, ma io gli davo un cazzo, ma tu guarda sta stronza. Ed è subito ex quando inizia a lavorare in un centro estetico e la madre compra un pacchetto di trattamenti del valore di 400 euro. Se non fosse che al momento di pagare dice alla mia titolare che, essendo io la fidanzata del figlio, è tutto a carico mio, capito? Questa però c'è da lavorare per pagare i trattamenti a sta stronza. Io mi rifiuto di pagare e lei annulla il pacchetto e se ne va. La sera lui mi chiama e inizia a dire che sono una fallita, mannaggia la puttana, che non avrei mai dovuto trattare la madre in quel modo, che non valgo un cazzo e che spera che mi licenzino, capito? Come ti sei permesso di trattare la regina suprema di mia madre in questo modo? Questa voraccia sarà pure una pischella che sta a lavorare, devi andare a lavorare per pagare i trattamenti alla madre, che cazzo è la regina suprema tua madre? E purtroppo non è stato subito ex quando l'ho sentito sgridare la madre perché mi aveva invitata a cena, la sera in cui si mangiavano i peperoni ripieni, e dato che c'ero anche io, invece di mangiare 3 peperoni ne andavo a mangiare soltanto 2. Quello dice mortacci, ma poi stasera tu t'invita, invitala quando fai il minestrone che vado in cassa, ma poi stasera mo tocca che gliene do uno pure a lei, porca puttana. Pensa quanto ti trattava bene questo, mi sono sentita di troppo, e invece ci credo cazzo. E sono subito ex quando gli dico che sono andato a fare un'ecografia alla pancia e mi hanno trovato dei polipi nell'utero, sono tipo delle ciste appunto. Però lui mi lascia dopo 2 anni di relazione perché mi farebbe troppo schifo venire a letto con te e rischiare di toccare quelle cose. Questo pensa che c'ha i polipi, pensa che c'ha i tentacoli, questa c'ha una piovra là sotto, che cazzo ha fatto? Ma è piena, si chiamano polipi, ma non è che so polipi veramente. Ci si fa insalata, capiti? Insalata de mare. E non fa in tempo ad essere nulla quando usciamo per la prima volta, entrambi arriviamo al luogo dove ci dovevamo trovare con le nostre rispettive moto, quindi questo avevo trovato pure una motociclista come lui, perfetta cazzo. Mi tolgo il casco e mi fa: ti sei tolto il casco e sono rimasto deluso, puoi rimettertelo, capito? Questa è dovuta fare tutto l'appuntamento col casco, ma cavi, sera poteva alzare il casco, porca puttana, non te posso vedere in faccia. Ma pensa che comunque la gente sta veramente bruciata, poi dice meglio essere single, guarda che roba. Ed è subito ex quando dopo 5 anni di relazione, di cui 2 di convivenza, un giorno cado dalle scale davanti a lui, e lui invece di aiutarmi, visto che mi ero pure fatta male, lui si è fatto una sega, capito?
solo dopo ho scoperto che soffriva di climacofilia, ovvero eccitazione per la caduta di persone dalle scale. E io sono a cerca, è pure vero, capito? C'è sta gente che gode buttandosi giù dalle scale, quindi tu senti questi qua giù per le scale ogni giorno. Dici, ma questo che cazzo fa, casca ogni giorno per le scale? Invece quello certe godute se sta a fare. Infatti sono sempre frasiche quelle scale, lascia perdere se scivola su quelle scale. E dovrebbe essere subito ex nel momento in cui sono triste e gli dico che ogni tanto mi manca mio nonno morto da 8 anni. E lui mi dice, vabbè, ma tanto era brutto, cioè tuo nonno faceva schifo al caso. Fosse stato un bel tipetto, guarda pure, ma faceva schifo, era una marcimitero. Faccio fatica pure a guardare la foto sulla lapide, veramente come cazzo fa a mancarte, faceva schifo al caso quel poraccio da tuo nonno. Ed è subito ex quando le metti i due dita dentro e senti un elastico gommoso. E dopo un momento di sbigottimento iniziale le tiri fuori un preservativo, usato la sera prima da qualcun altro, porca puttana che situazione. Pensa, questo gli è sceso un brivido dietro la schiena. Comunque questo gli ha scritto, meglio scoprirlo con le dita che con la lingua. Mamma mia, ma ci fa manco potanna, molto peggio fratello, infatti. Che poi uno dice, vabbè, questo sarà farsa sta storia, ma te pare? E invece, raga, succedono certe cose assurde, tipo questa qua, febbre alta e tosse per mesi. I medici la curano per la tubercolosi, però lei in realtà c'aveva un preservativo nei polmoni. Ma come cazzo hai fatto? Cioè, per 6 mesi ci ha avuto... Come cazzo hai fatto? Come ha fatto? Cosa sei pippato a un preservativo? Manco quelli dei Jack che se fanno queste cose. Ma come fa, gente? Quindi, come vedete, è tutto possibile. E da subito ex, quando ci frequentiamo da qualche mese, e una sera mi invita a casa sua per passare la serata insieme. Se non fosse che vado in bagno e trovo degli assorbenti usati. Mi convinco a chiedere spiegazioni e mi dice che sono del padre. Ma che cazzo del padre? Perché il padre ci si è soffiarnato, lui c'ha bisogno di una cosa morbida, capito? Una cosa molto assorbente del padre, cazzo. Io veramente, guarda. E da subito ex, ma ancora non lo sa, quando lui fa un incidente in moto, entra in coma e all'ospedale conosco le sue altre due fidanzate. Questo poraccio quando si risveglia fa finta che sta come Lello, fa finta che dorme, se no sono un culo da questo qua, poraccio. Ed è subito ex quando siamo in un locale e sullo schermo parte un video di Rihanna. La cosa inizia con lei che mi chiede se io stia guardando il culo di Rihanna, fino ad avere un'escalation in cui mi accusa davanti a tutto il locale di avere una relazione segreta con Rihanna. Questo c'ha una relazione segreta con Rihanna, capito? E di mandarle messaggi mentre sono con lei. Questo al locale manda i messaggi con Rihanna, capito? Che questo poraccio, l'unica che si è piata era qua la cogliona che c'aveva la fidanzata. Invece no, lui addirittura con Rihanna. Ma chi se lo pia quel poraccio? Mo con Rihanna si manda i messaggi. Il tutto con urla e scenata di gelosia classica. Ma classica per certe passi come queste qua, perché qua da classico non c'è proprio niente. Ed è subito ex quando lui, dopo una discussione, ti dice che per consolarsi esce a parlare con gli alberi e con gli animali del bosco. Quello è una bestemmia nel bosco, lo dico io altro che animali del bosco. Ha fatto un cazzo talmente tanto che è una bestemmia sulla montagna, poraccio. Lascia perda, va. E non faccio in tempo ad essere ex quando al primo appuntamento per fare il figo mi fa vedere che riesce ad arrivare ad 800 punti al coso dove si tirano i pugni. Fin qui tutto bene, ma poi mi dice di provare, scherzando sul fatto che avrei fatto massimo 500. Tiro il pugno e faccio 898, poraccio. Ha stracciato proprio, capito? Quello voleva fare quattro, invece da stracciato dove c'è sta po' bene. Mi fa una scenata tutto incazzato chiedendomi perché avessi voluto umiliarlo così. A te l'hai umiliato davanti a tutto il paese, capito? E poi se ne va bloccandomi ovunque, capito? Questo ci è rimasto. Questa che cazzo del gente! Dice, guarda cucciolo, io ho 5 anni di kickboxing, ho preso tanti pugni, ma non sono rimasta sotto come te. Questa fa kickboxing, questa è meglio secondo me. Sarebbe bello scicco una che fa kickboxing, capito? Così te protegge lei, se scatta la rissa ci pensa lei a fa schiaffi, tu non devi fare caso, te metti là seduto e guardi, ma che te frega. E fu subito ex quando, rientrando da un viaggio di lavoro, mi accolse dicendo... Per un uomo è umiliante che la donna abbia una carriera e uno stipendio più alto. Se mi ami devi licenziarti. Sta frase dovrebbe essere incorniciata tra le cose vietate da di. Se mi ami devi licenziarti e stare a casa. Ti mantengo io, però devi cambiare il tuo tenore di vita. Se no io non riesco, capito? Ma io che cazzo te la metti invece di essere contento? Ma chi te manna? Avesse una che te mantiene. Guarda, me ne sto io a casa. Mantienimi tu a me. Ma veramente... Come quelli che si lamentano della donna vogliosa che vuole una donna casta. Tu immaginatevi una discussione, io queste cose le penso sempre. Tipo, dice, guarda, mi ragazza, mi moglie, c'ha sempre voglia di scopare. Dice, ah, che sfortuna, pensa, mia moglie invece vuole scopare soltanto una volta l'anno. Ah, che fortuna.
fortuna che ci hai avuto, capito? O è uguale qua. Dice, mi ragazza guadagna un sacco di soldi. Ah, poveraccio, quanto mi dispiace. Ma invece di essere contento, ma che cazzo di capoccia c'avete? La gente veramente sta bruciata, ragazzi miei. Concludo con tre screenshot scritti dai miei iscritti, cioè da voi, sotto alcuni miei video precedenti sempre sull'argomento. Scrivete pure voi altre esperienze, così magari nel prossimo video leggerò le vostre. Anzi, se saranno abbastanza farò un video soltanto con le vostre esperienze assurde sugli ex. Ed è subito ex quando sua madre mi telefona dicendo: ti ha tradito, però ha chiesto scusa a Dio, e se Dio lo ha perdonato, perché non dovresti farlo anche tu? Ma a parte, ma che cazzo ne sai che Dio ha? Ma che cazzo ne che gli ha detto? Ha detto sì, guarda, ti perdono, ti assolvo. Ma che ne sai? Che cazzo? Questo parla con Dio, capito? Ma che cazzo? Mannala, spero che la manna a fanculo subito, guarda. Questo dice che ogni volta dopo averlo fatto con la sua ex doveva far diventare il profilattico un gavettone per controllare che non ci fossero perdite, capito? Quella è una paura di rimanere incinta di te, dice guarda rimango incinta di questo, me sparo, caccia. In quei momenti sentivo che avrei dovuto fare l'idraulico piuttosto che l'ingegnere. Cazzo, questo dice invece San Valentino 96. Avevo 18 anni, stavo da quasi due mesi con una ragazza di 17. Mi regalò il classico cuoricino, quello spezzato in mezzo, no? Che spezzi dai metà a lui e metà a lei, no? Aperto il pacchetto e vedendo il ciondolo, guardai la mia ragazza con disprezzo. Ma che schifo! Con una crepa in mezzo, mi regali un cuore spezzato a San Valentino. E dove ci apre? Che ben che sei, che ben che del regalo mai fatto? Sconcertata e anche un po' incazzata, mi spiegò che avrei dovuto spezzare il cuoricino, lui un cuorellino della crepa, e tenerne una metà per darle l'altra a lei. Dice, fu l'ultimo San Valentino con lei, il tuo poracciometro esploderebbe. Poraccio, questo non ce l'ha capito un cazzo. Però vabbè, se certe cose non ti spiegano, che devi fa? Ragazzi, mi siamo arrivati alla fine di questo video. Ah, ferita Maretti, i punti non mi sono saltati perché veramente c'ho sta paura, che io mi alza la voce, mi sforzo troppo. Spero che pure voi state tutti bene, ma mando veramente un grande saluto a tutti quanti. Mandate pure voi un saluto nei commenti, che mi fa sempre piacere leggerli tutti quanti. E visto il tema, scrivete anche qualche storia assurda di ex che ci avete avuto. Se ci avete avuto, ma tanto ce l'hanno avuta tutti quanti, perché tanto prima o poi qualche storiaccia succede sempre quando sei fidanzato. Dai su, pure per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto!